Gesù udì che il cieco nato lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse credi nel figliuol di Dio? Quelli rispose chi è signore perché io credo in lui. Gesù gli disse tu l'hai già visto è colui che ti sta parlando e gli disse signore io credo e l'adorò. Giovanni 9 versi da 35 a 38. Più rifletteva il cieconato alla propria miracolosa guarigione e a colui che l'aveva operata, più sentiva si disposto a credere in lui qual messia. Alla rivelazione che gli viene fatta, egli risponde con una confessione in parole ed in atti. La immediata sua risposta. Io credo, Signore, mostra quanto poco rimanesse da fare per rendere completa la sua fede nel figliuolo di Dio, benché ancora intendesse molto imperfettamente tutto ciò che quel nome racchiudeva in sé. L'attitudine di adorazione che assunse pure dinanzi a Cristo o quella che si tributava a Dio solo imperò che Giovanni non fa mai uso della parola prostrarsi a terra per indicare la prostrazione per mero rispetto dinanzi a un uomo. La bontà e la condiscendenza di Cristo si rivelano nella ricerca che egli fece del cieco guarito per confortarlo dopo che lo ebbero scacciato dalla sinagoga.